Buonasera a tutti, buonasera a tutte, benvenuti e benvenute a questo webinar straordinario di EcoPsiché, Scuola di Ecopsicologia, in cui abbiamo un ospite veramente eccezionale, il professor Renzo Rossin. Vi racconterò, amico carissimo da più di 33 anni, vi racconteremo insieme di questo intreccio di temi che ci coinvolgono entrambi, natura, alberi, apertura di orizzonti, sogni, sensibilità, interazione, dialogo. Due parole per le persone che sono qui la prima volta. Sono Marcella Danon, sono psicologa, sono giornalista, scrittrice, counselor e promuovo da più di 23 anni l'ecopsicologia in Italia, in cui si sono integrati le mie passioni, i miei diplomi in filosofia, geografia e psicologia. Sto collaborando insieme a una rete di colleghi internazionali, la Società Internazionale di Ecopsicologia, a tradurre la filosofia, la teoria e la pratica di ecopsicologia in strumenti molto concreti che possono essere utilizzati in ambito educativo, terapeutico, e di formazione. Renzo Rossin è psicologo, counselor, formatore. Una lunghissima esperienza di insegnante, quindi molto operativo nell'ambito dell'educazione, cofondatore della scuola di counseling CREA a Milano, l'abbiamo cofondata insieme, socio della Società Europea di Ecopsicologia, antesignana della Società Internazionale di Ecopsicologia, collabora con tante realtà istituzionali, tra cui la SUPSI in Svizzera, che fa formazione a educatori e a personale che lavora nelle scuole. Quindi, e questo proprio è una delle occasioni di chiacchierare con un altro dei professionisti che ha appunto competenze, interessi, ricerche che arricchiscono il campo dell'ecopsicologia. Quindi, Renzo, io ti passerei la parola per aggiungere qualcosa a quello che ho detto di te e per raccontare come è nata l'idea di questo webinar. Allora, spero che la mia voce arrivi a tutti, è un po' roca. Intanto voglio dire che sono stato molto fortunato a nascere in campagna, in un posto in cui non c'erano strade, ma sentieri polverosi, anche per andare a scuola. E la vicinanza delle piante è stato lo spazio di giochi continuo che ho avuto a disposizione per tanti anni. A 18 anni sono andato dal Veneto in Piemonte e ho perso un po' questo contatto, ma non troppo. Adesso abito in un posto pieno di verde. In un posto che vorrei diventasse un centro studi, un centro di documentazione, un centro di meditazione, di aggiornamento e supervisione per insegnanti, counselor, psicologi e così via. Io ho avuto la fortuna, dicevo, di vivere tanto tempo a contatto con la vita vegetale. Quando ero bambino non c'erano giocattoli, intrattenimenti, la radio l'ho sentita la prima volta, credo che avevo 10 anni, quindi figuratevi televisione e tutto il resto. Ed è stata una fortuna in un certo senso, perché questo stare tanto da solo a giocare con le piante, con gli animali, nell'acqua e così via, mi ha familiarizzato con una dimensione della vita che è sconosciuta alla maggior parte dei bambini e dei ragazzi di oggi. Da qui l'interesse costante per la vita vegetale e per l'intelligenza delle piante. Oggi sappiamo
che le piante hanno questo interesse, questa sensibilità, questa capacità di ricordare, hanno desideri, bisogni, ma anche, dato che hanno un sistema neurovegetativo che recepisce molti stimoli, una capacità di entrare in risonanza con altri, con altre, molte altre forme di vita. E il tema di oggi, che riguarda i sogni delle piante, riguarda quello che noi pensiamo che sia il sogno, il bisogno principale della, della vita vegetale, alla quale ci siamo sempre più sottratti per creare un mondo parallelo, molto sviluppato, ipertrofico rispetto alle altre forme di vita e quindi pericoloso per queste forme di vita. Come insegnante ho sempre incoraggiato i miei allievi a restare in collegamento con le piante, con gli animali, soprattutto con il silenzio possibile in natura. Ecco, vorrei chiamare il posto in cui abito la casa del silenzio, sarà un po' dura, però vorrei provarci. Quando i vicini non tagliano l'erba. Come dici? Quando i vicini non tagliano l'erba, la casa del silenzio. Ecco, il presupposto di questo lavoro che abbiamo pensato Marcella e io è il comune interesse per la dimensione della vita vegetale intesa come dimensione non separata e non separabile da quella umana. In un certo senso noi siamo i prolungamenti iper sviluppati di quello che quella che è la matrice della vita vegetale. Siamo diventati estremamente periferici rispetto all'albero della vita stessa. E tuttavia siamo vivi in quanto conteniamo tutto quello che le piante ci hanno consegnato in tanto tempo. Con Marcella condividiamo l'interesse per l'educazione e vorremmo contagiare positivamente con questo interesse le persone che hanno interessi educativi, terapeutici, formativi e tutti quelli comunque che si rendono conto che siamo a un punto di sviluppo estremamente delicato, complesso e anche pericoloso. Volevo raccontare un piccolo aneddoto. Io sono stato bocciato in prima elementare e non sapevo scrivere, leggere bene abitando in campagna, non avendo mai utilizzato una penna, una matita. E quindi ho perso un anno di scuola e sono stato bocciato anche al catechismo. Perché quello che insegnavano a me sembrava un po' di saperlo, che Dio abita in cielo, in terra, in ogni luogo, come mi insegnavano, mi sembrava di averlo scoperto per conto mio, lungo i corsi d'acqua, su per gli alberi, in tutte le stagioni, osservando, entrando in risonanza con le varie forme della natura. Il momento, momento un po' speciale di stacco è stato quando ho scritto un tema sull'albero, un tema sulla pianta, mi è venuto in mente in questi giorni. E una zia maestra ha detto: "Oh, finalmente Renzo ha scritto un compito bello". Ecco, io in realtà ho scritto una serie di luoghi comuni, non sapevo che fosse bello. E non c'entrava niente con quello che io sapevo delle piante. Sapevo, ma non sapevo dire. Ecco, fortunatamente questo mi ha dato fiducia nella scrittura e pian piano nella lettura, nella possibilità di condividere con altre persone quello che era il mio modo di sentire
di esplorare, di sperimentare. Questa curiosità, ho letto poi, che è tipica di bambini introversi, diversi dei quali sono diventati anche personaggi interessanti, che non avevano magari abbastanza interesse da parte della famiglia, non ricevevano abbastanza attenzione per motivi diversi da parte della madre. E Leonardo da Vinci, per esempio, è stato molto trascurato come bambino dal femminile. Sua madre era giovane e l'ha lasciato al padre, che l'ha fatto allevare da una moglie giovanissima di 16 anni, ed è rimasto molto, molto tempo con lo zio e il nonno. Però quando era da solo spesso, lui amava esplorare, sperimentare, toccare e scrive nelle sue note che mette dappertutto, dovunque possa scrivere. Io, virgola, Leonardo, virgola, voglio conoscere tutti i segreti della natura. Io, virgola, Leonardo, voglio scoprire. Ecco, io trovo che questa volontà di scoperta, questa necessità conoscitiva che in ogni bambino, se alimentata, permette di trovare in noi delle risorse incredibili e ci possa permettere di diventare sempre più noi stessi, di sbocciare, di fiorire, di fruttificare, di diventare da una parte di arborea vita più viventi, ma dall'altra parte molto più umani, perché le piante insegnano la solidarietà, la vicinanza, la capacità di collaborazione e di compromesso è molto di più di quanto non facciano gli uomini. Marcella, se lasci parlare sempre me, però non va mica bene. Siamo d'accordo di fare ping pong? Quando ti fermi entro, va benissimo. Dimmi tu, mi passi la palla quando vuoi. Passo la palla. Sì, è proprio Renzo che mi ha regalato il primo libro di Mancuso, Verde Brillante, che è quello che mi ha dato parole e concetti per definire quella che anche nella mia storia era un'intuizione molto forte, cioè che il mondo fosse molto più vivo di quel che stavamo imparando alla televisione. Invece sono proprio cresciuta a televisione e formaggini mio. E che quindi ci fosse la possibilità di entrare in connessione con questo mondo vegetale, apparentemente distante, ma in realtà vedremo molto, molto, molto vicino. Mancuso fa notare, Stefano Mancuso è un professore dell'Università di Firenze, ormai noto internazionalmente per tutti i suoi studi che hanno valorizzato la dimensione vegetale, hanno ormai ufficialmente riconosciuto il fatto che le piante comunicano tra loro, sono molto più reattive e interattive di quel che si può immaginare, che provano emozioni, che fanno scelte, che possono comunicare. Quindi lui nel suo libro dice, di solito si dice vegetale per indicare qualcuno che è al limite della sopravvivenza, quasi un essere inerte. Invece il mondo vegetale è molto più ricco, più vasto e più complesso. In realtà tutto il mondo di cui noi facciamo parte, molto più ricco, vasto e complesso. E come Renzo citava all'inizio, noi non siamo qualcosa di staccato. Questo è proprio il tema portante dell'ecopsicologia. Noi come esseri umani non siamo né i padroni né i parassiti di questo pianeta, ma siamo parte integrante del processo evolutivo della vita sulla Terra. E in effetti in questa chiacchierata io giocherò a fare l'ecologa laddove Renzo farà più lo psicologo, quindi vi porto un pochino il punto di vista più naturalistico degli alberi, proprio appena accennato. Questi sono temi che approfondiremo poi nel corso che vorrò approfondire di sabato 10 ottobre al mattino. Quindi gli alberi, le piante e gli alberi sono quelli che hanno cambiato la faccia della Terra,
perché c'è stata la famosa rivoluzione dell'ossigeno. L'ossigeno inizialmente era una sostanza tossica sul pianeta Terra, è una sostanza che brucia, una sostanza infiammabile, è una sostanza che disinfetta l'acqua ossigenata, ma le piante poco a poco hanno saputo integrare l'ossigeno e trasformarlo in quello che le permetteva di crescere, ma quello che permetteva anche di cambiare proprio la faccia della Terra. Tutta quella che è la vita che noi conosciamo oggi è su base ossigeno, e questo è stato possibile perché le piante hanno, assorbendo anidride carbonica ed emettendo ossigeno, cambiato, proprio hanno terraformato il pianeta Terra per farne ciò che noi oggi conosciamo. Nella storia dell'evoluzione della vita sulla Terra c'è stato a un certo momento un bivio, perché da una parte è andato il ramo delle piante, il ramo vegetale, e dall'altra è andato il ramo animale, dove le piante hanno optato per essere totalmente autonome per quanto riguarda l'alimentazione. Sapete che attraverso la fotosintesi, attraverso la luce del sole, le piante fanno questo processo chimico che lo trasforma in sostanze nutritive per quello che è l'albero. L'albero non ha bisogno di mangiare fisicamente qualcos'altro, però in cambio di questa capacità di autosostentamento ha dovuto sacrificare la libertà di movimento. Le piante, la maggior parte almeno, sono ancorate a terra, radicate a terra. Laddove gli animali hanno invece scelto oppure hanno preso la via di una totale autonomia di movimento, a costo di non essere autonomi per quanto riguarda invece l'alimentazione, di doversi nutrire di cose altre, piante in primis o mangiatori, erbivori mangiatori di piante a loro volta. Quindi, quando noi andiamo a vedere il nostro DNA negli studi sul genoma umano di una decina di anni fa, si vede che noi condividiamo il 98,5% del nostro genoma con i primati, che sono gli animali a noi più vicini, ma condividiamo tantissimo del nostro genoma anche con animali più lontani e anche con le piante, anche con i batteri, anche con i virus. Quindi noi siamo, il nostro corpo, il nostro DNA riassume la storia dell'evoluzione della vita sulla Terra, e questo lavoro di ritrovare l'albero come esponente, come rappresentante di quella che è la vita oggi sulla Terra, ha una valenza molto più ampia di quella semplicemente romantica, abbraccio gli alberi, mi ricarico di energia. Ha una valenza proprio di riconoscere che la nostra identità è terrestre e che l'albero è un momento chiave nella storia dell'evoluzione. Ecco quindi che gli alberi appaiono i miti cosmogonici di tutte le tradizioni. Mi viene in mente Yggdrasil, l'albero celtico che tiene in piedi l'universo, l'albero della Cabala, l'albero della vita. Sono tantissime le immagini proprio che danno un valore molto importante all'albero. L'albero come figura, come maestro, come colui che insegna il silenzio, ci diceva anche Renzo, lo stare fermi, il contemplare, il connettersi attraverso le radici. Oggi si parla di WWW come World Wood Web, perché appunto si parlava degli studi di Mancuso, di Monica Galliano, una sua collega, una brillante scienziata italiana che opera in Australia, con studi proprio sulla capacità degli alberi di comunicare tra loro, di passarsi elementi chimici che possono essere necessari a un albero, e possono essere reperiti solo a volte a centinaia di chilometri di distanza. Si parla di alberi madri che hanno il ruolo di vegliare su tutto un ecosistema, e quindi quando nelle foreste vengono distrutti questi alberi madri, ecco che tutto l'intero ecosistema perisce. Quindi stiamo allargando gli orizzonti sul capire che cosa rappresentano gli alberi dal punto di vista proprio biologico ed ecologico, ma anche dal punto di vista psicologico. Quindi ti sto per ripassare la palla, Renzo. Vedrete che molti di voi, inizio a parlare per me, i miei primi counselor sono stati alberi, da adolescente in compresa, quali quasi tutti di noi
forse ci abbiamo passato questa fase. Io avevo la fortuna nei fine settimana di poter andare con tutta la famiglia in un luogo in cui c'erano dei boschi vicini e potevo uscire di casa, non stavo via ore, e avevo ben 12 counselor, 12 castagni, che raggiungevo in un punto abbastanza poco facilmente raggiungibile dagli altri umani. Nel bosco mi sedevo lì e iniziavo a raccontare tutte le magagne da adolescente, e per anni loro sono stati per me proprio un riferimento. Quindi Renzo, ti ripasso la palla sull'antropomorfizzazione dell'albero, simbolo unitivo, e lasciarsi educare a una vita più arborea. Gli alberi sono stati i miei counselor, ma anche terapeuti in tutti i sensi. Giocare accanto, giocare sotto, giocare sopra un albero, giocare fra i rami di un albero, esplorare. È stato uno degli aspetti più formativi per me, per la mia capacità di sentire e osservare in tutto il periodo dell'apprendimento che dura quasi da 80 più anni. Soprattutto un grande conforto, sapere che se non ti capiscono in casa puoi uscire e andare nell'orto o puoi fare una corsa in mezzo alle piante, che puoi, se sei arrabbiato, anche farti una fionda, fare un bastone e esprimerti con questi elementi che hanno molteplici funzioni, non sono solo poesia, oggetto da contemplare, sono stati nella storia umana e sono ancora fonti di molteplici utilizzi. Sempre più fortunatamente si afferma adesso il bisogno contemplativo di studio e di connessione delle piante con tutte le altre forme di vita, delle quali sono all'origine, perché voi sapete tutti che senza le piante non ci sarebbe vita su questo pianeta. In ambito psicologico, sognare un albero può essere molto utile per capire lo stato d'animo del sognatore. Il sogno non dice tu sei triste, ti senti malinconico, non usa parole. Il sogno parla immagini. Il sogno mostra un viale con le foglie che cadono, con le foglie bagnate su quei cammini, con le foglie che marciscono. Sta dicendo, ti stai trasformando, stai perdendo alcuni aspetti di te che erano maturati, ti sembra di essere solo, vivi questo momento con preoccupazione, con tristezza, e noi dovremmo imparare ad entrare più in risonanza con questo linguaggio basilare della nostra mente, che è un linguaggio di tipo poetico. I poeti, i mistici hanno familiarità con questo linguaggio, che è proto-psicologico, è all'origine del farsi delle strutture conoscitive umane. Gli animali, sapete che anche gli animali sognano. Gli animali dormono e sognano. Anche le forme più elementari di vita, gli insetti stessi, dormono e probabilmente sognano quando muovono alcuni insetti le zampette mentre sono addormentati. Probabilmente hanno nel loro sistema nervoso degli stimoli che gli aiutano a riconfigurare le esperienze di quando sono svegli.
Per esempio, sappiamo che il sogno di un topolino da laboratorio è un'esperienza che permette di riconfigurare nel sogno, nelle immagini oniriche, gli spazi percorsi durante il giorno, soprattutto quando si tratta di imparare qualcosa di nuovo. Infatti, se qualcosa di nuovo non viene sognato, non viene memorizzato. Una delle funzioni più importanti del sogno è memorizzare ciò che la natura, l'evoluzione, ritiene più importante per l'individuo e per la specie. Quindi non è una scelta che fa il sognatore. C'è un sistema interno, un pilota interno che permette di selezionare le immagini più utili per la futura evoluzione di quell'animale, anche fosse un insetto minimo, e della specie stessa a cui appartiene. Infatti avrete notato che se noi non riposiamo, non dormiamo, quindi non sogniamo, non ricordiamo i sogni, poi tendiamo a deprimerci, perché non c'è, come dire, un rinnovarsi sufficiente, adeguato, delle risorse conoscitive rese possibili ogni giorno dall'esperienza di veglia. Sognare un albero può significare primavera, del cuore, può significare freschezza di nuove esperienze, può significare fiorire in tanti sensi. L'evoluzione stessa in senso lato è un continuo aprirsi, fiorire e dischiudersi. Così come, dicevo prima, immagini autunnali, piante che perdono le foglie e immagini da sole rattristano, parlano questo linguaggio primordiale prelinguistico, che forse anche gli animali, cioè oltre agli animali, le piante stesse, chissà, hanno in qualche modo. Il titolo, I sogni degli alberi, è una provocazione, ma vorrebbe essere anche una sorta di, come si potrebbe dire, una sorta di auspicio. Io mi auguro che le piante sognino in base ai loro bisogni e in qualche modo possano aiutarci a capire meglio che cosa serve. Loro sono qui da innumerevoli secoli, millenni e stanno più di tutti noi messi insieme. Ogni pianta ricapitola esperienze difficilmente pensabili per noi. Non possono muoversi, però hanno imparato a nutrirsi e a comunicare e a conoscere in maniere complesse, raffinatissime, che pian piano stiamo scoprendo. Stefano Mancuso ha ricevuto dei finanziamenti importanti per sperimentare nuove forme di agricoltura ritenute indispensabili in futuro per avere meno diserbanti, concimi artificiali, meno chimica, perché la capacità di collaborazione tra le piante prospetta, dimostra in prospettiva modi nuovi di anche ottenere cibo dalla terra, attraverso proprio una conoscenza migliore di questi complessi meccanismi che permettono l'utilizzo della luce del sole e l'utilizzo delle risorse della terra. E con questi meravigliosi sacerdoti che celebrano ogni giorno le nozze fra la terra e il cielo. Hanno imparato come si fa. E
a portare dalle profondità della terra i nutrimenti verso le foglie, i rami, i frutti più lontani verso il cielo, e hanno imparato a portare la luce del sole attraverso i rami, i ramoscelli, le radici, i peluchi radicali fino alla profondità della terra. Hanno utilizzato le fibre ottiche, le fibrille ottiche da sempre, per condurre la luce fino nell'oscurità, dove sono le radici più sottili, e hanno imparato per salire la linfa, che sembra dei torrentelli. Un mio amico, che conosce anche Marcella, che ha registrato i suoni della natura, anche più difficili da percepire, mi ha fatto ascoltare il suono della linfa che sale in un albero. Ecco, sembrano dei torrentelli, è incredibile pensare che ci sono dei torrenti di linfa che salgono dalla terra verso il cielo e che ci sono dei canali della luce che portano il sole dentro la terra. Ecco, quindi dicevo, sono dei sacerdoti che celebrano ogni giorno questo matrimonio che è la vita. Grazie, Sì. grazie Lorenzo. Segnare un albero può avere tanti significati, però è interessante non solo cosa gli alberi che sogniamo noi possono significare per i nostri sogni, ma credo che sia necessario, ed è questo lo sforzo che stiamo facendo, entrare in risonanza con le piante in modo tale da intuire non solo i loro bisogni, ma i loro sogni. Giovanna d'Arco aveva fra le sue fonti di ispirazione più importanti una serie di alberi che accoglievano le sue visite, i suoi sogni, i suoi ideali, e le suggerivano delle visioni che poi l'hanno guidata a 13 anni a essere già capace di combattere. E prima dei 20 anni a percorrere tutta una storia e creare storia lei stessa con queste visioni, attraverso queste intuizioni. Ecco, noi vorremmo arrivare ad avere delle intuizioni importanti attraverso un nuovo contatto con le piante, intuizioni per loro, per noi, per la vita futura. Il contatto con l'albero come occasione per riconnettersi a quella parte di noi così antica, profonda, così radicata nella terra che può attingere proprio alla storia di tutto ciò che ci ha preceduto. Affonda le radici in ciò che sei, cambia il mondo con ciò che fai, è il motto di Ecopsiché, scuola di ecopsicologia che è nata nel 2004. Ecco perché il tema alberi è così importante. È un modo per poter cominciare dei lavori di sensibilizzazione con i bambini, con gli adulti, con le persone. Oggi ci sono anche molte scoperte, si parla di metaterpeni, si parla di fitoncidi, cioè di sostanze aromatiche, volatili che gli alberi emettono, che interagiscono positivamente col nostro organismo. All'Oasi Zegna, che tra l'altro è vicino proprio dove vive Renzo, c'è un percorso disegnato nel bosco in cui, a seconda delle tipologie di essenze di alberi, si dice questo va bene per il sistema linfatico, sosta almeno 20 minuti qua, va bene per il sistema nervoso, per il sistema circolatorio, per quello digestivo. Ma questo non voleva essere un webinar didattico, lo sarà un po' di più il corso, volevamo coinvolgervi su due livelli. Primo, abbiamo citato gli alberi come maestri, come counselor, Renzo ha portato le sue esperienze, ho portato la mia. E molto brevemente, visto che siamo in tanti, se qualcuno vuole prendere la parola, magari rimetto la visione di tutti, se qualcuno vuole prendere la parola e apre il microfono per raccontare brevemente chi ha un'esperienza di amico albero che gli è stato accanto, o se volete scrivere anche solo una frase su quella che è, se qualcuno di voi ha avuto esperienze forti di sentire proprio la dimensione arborea come aiuto, alleanza, sostegno nella propria vita, nell'infanzia o attualmente.
nell'ultima parte, negli ultimi 10 minuti di questo webinar, invece entreremo proprio nel tema sogni. Vi anticipo già la domanda. Se qualcuno di voi sogna alberi o ha un sogno particolare sugli alberi, così vedremo Renzo in azione, visto che la sua specialità, lui ha scritto già 2 libri sui sogni, anzi ne ha scritti 3, perché Le radici oniriche del futuro è un altro libro sui sogni che è in attesa di trovare l'editore giusto. Quindi chi ha voglia di condividere anche solo una frase, un'esperienza su la vostra storia, il vostro modo di aver interagito con gli alberi adesso o nel passato. Quindi chi vuole basta che apra il microfono e vi confermo che avete la parola, o se volete potete scrivere qualche frase nella chat, o se qualcuno ha già un sogno, facciamo mix, quindi allo stesso tempo chi ha qualcosa da proporre anche come sogno. I nostri webinar cercano sempre più possibile di essere non solo monologhi, ma anche dialoghi. Ecco, Stefania Jing ci scrive: ho spesso fatto in passato sogni molto intensi con gli alberi. In particolare, sognavo di volare in cima ad alberi altissimi. Una grande emozione e magia. Renzo, hai qualcosa da aggiungere a questi sogni ricorrenti di Stefania? Ti chiederei di rileggere il testo. Ho fatto spesso in passato sogni molto intensi con gli alberi. In particolare sognavo di volare in cima ad alberi altissimi. Una grande emozione e magia. Naturalmente, quello che io potrei dire è qualcosa che riguarda la mia esperienza con gli alberi, come potrei immaginare, al posto della sognatrice, questa esperienza che lei ha fatto. E se lei, potesse rispondermi, le chiederei. Questi alberi altissimi, allora, in quel tempo, che cosa rappresentavano per lei? È una domanda a cui può rispondere? Stefania, se vuoi scrivere o se vuoi prendere la parola, cosa rappresentavano per te questi alberi altissimi quando tu eri bambina? Stefania, tra l'altro, è un'insegnante, quindi eccola. Sì, non saprei cosa rappresentassero, però erano delle esperienze molto realistiche, come se non fossero neanche dei sogni, ma come se fosse proprio questa esperienza di volo, anche di notte. E per me sono stati sempre estremamente significativi, però non saprei spiegarli, perché era una dimensione quasi proprio collegata al volo, al volare. Ecco, l'idea del volo è collegata nelle tradizioni di un po' tutte le culture all'idea che l'anima voli, che le nostre anime siano capaci di volare. La parola psiche, se non sbaglio, vuol dire mente, anima e anche farfalla. L'idea dell'anima uccello l'ha trovata in tantissime culture, pensate allo Spirito Santo, pensate alla Columba che era chiamata lo Spirito Santo, pensate al Falco Orus, pensate al Quetzalcoatl, dei sudamericani nativi. L'idea che l'anima possa volare è rappresentata in tantissima iconografia di tutti i tempi. In effetti, quando siamo liberi dai limiti del nostro corpo,
abbiamo tantissima libertà di muoverci, non siamo più incarcerati, incatenati, come ci sembra a volte di essere, soprattutto se stiamo male nel nostro corpo, siamo molto stanchi. E quelli che sono i sogni lucidi, in cui chi sogna si rende conto di stare sognando e dirige i propri sogni, sceglie cosa fare durante il sogno, ha un'esperienza intensissima, molto più lucida, molto più vivida del normale, con colori più accesi, più intensi, proprio perché è come se in quel momento abitasse la parte più sottile, leggera, libera, ariosa del proprio sé, del proprio essere. E il fatto che questi alberi siano altissimi fa pensare che anche il volo era altissimo, essendo, immagino, al di sopra degli alberi. La domanda che mi viene da fare alla nostra sognatrice è: questi sogni che si sono ripetuti per tanto tempo, possiamo dire che sono diminuiti quando hai cominciato a volare più alto nella tua vita? Sì, quando ho iniziato a fare... Sì. Sì, comunque ancora adesso qualche volta li faccio meno, molto meno, e mi dispiace perché è una delle sensazioni più belle che ho mai provato nella mia vita. Però effettivamente quando poi nella mia vita ho cominciato a volare di più, sì, sono diminuiti. Sì. Renzo, abbiamo ancora tantissime testimonianze, quindi vado leggendo anche altre. Grazie Stefania. Grazie, grazie tante a voi, grazie. Ma proprio tante tante stanno arrivando. Allora, Valentina, io sento molto la presenza di un albero che interagisce con me quando svolgo i miei trattamenti. Una visione interiore che mi appare come guida e come energia alla quale mi alleo e mi affido nella sua saggezza. Da bimba sono cresciuta anch'io in un luogo dove ho potuto vivere nel verde. Elena, ho avuto la fortuna di aver passato la mia infanzia fra gli alberi. Una volta finiti i compiti, continuavo i miei pomeriggi nei boschi e con questo percorso di ecopsicologia ho realizzato tutto il bene che questa esperienza mi ha fatto e che mi ha lasciato. Gemma, da piccola io e mia sorella ci arrampicavamo sempre sul nostro albero e ognuna aveva il suo ramo, era il nostro rifugio. Elena Felicita, da bambina ho avuto un albero che mi ha fatto da madre e sempre nel corso della mia vita ho avuto un albero di riferimento. Giulia, anch'io come Stefania in passato ho sognato di planare sopra una foresta. Qualcuno sta martellando sul microfono? No. Ok, anch'io come Stefania in passato ho sognato di planare sopra una foresta. Per quanto riguarda le esperienze, negli ultimi anni mi è capitato spesso di sentirmi in buona compagnia insieme agli alberi. Nel bosco non mi sento mai sola, mano a mano che conosco le varie specie, le riconosco, do loro un nome, il bosco mi sembra sempre più popolato e animato. Ancora un'altra Elena, Cadelli. Ho ricordi bellissimi di alberi nella mia infanzia. Ancora oggi sento che i pini marittimi, la mia parte toscana, e i gelsi, la mia parte friulana, li considero ancora oggi dei familiari, degli amici fraterni, dei compagni di vita. Lucilla, per me sono stati di grande sostegno in un'esperienza di dolore. Oggi quel percorso è diventato un'escursione sensoriale dove conduco i gruppi portandoli a un contatto profondo con questi grandi maestri. Il mio motto è incontro al bosco per ricordare chi sei. Gli alberi mi hanno aiutato a trasformare un dolore in ricchezza sia per me stessa che per la comunità. Manila, io sto ancora metabolizzando il lutto per aver dovuto abbattere tre alberi che da anni avevo in giardino a causa di un fungo ED ed è proprio una ferita aperta. Angela, dall'infanzia diversi amici alberi da conoscere, esplorare, ammirare, descrivere in versi, da andare a trovare periodicamente. Amavo e amo i boschi, ancora oggi c'è un forte legame con gli alberi. Per esempio le querce secolari che ho voluto salvare dal taglio con l'acquisto di un terreno sono le mie grandi terapeute, anche in momenti che sono stati per me molto difficili.
Mi piace andare a trovarle nei vari momenti e nelle varie stagioni. Claudia, quando ero incinta, un albero di un parco mi ha chiamato per tutti i 9 mesi e mi sono affidata alla sua energia. Ho trovato una sorella nel cammino del dare vita. E c'era poi anche una domanda di Cristina, se è possibile sentire la voce degli alberi. Quindi abbiamo ancora solo una decina di minuti, adesso insieme, Renzo. Quante meravigliose esperienze, vedi quanto gli alberi fanno parte proprio profondamente dell'esperienza di molti di noi, o se non altro di molti di noi che sono attratti dall'ecopsicologia, probabilmente non a caso. Quindi lascio a te la parola su queste testimonianze e su questa domanda, se è possibile sentire la voce degli alberi. Io penso che non ci sia la voce degli alberi, penso che ci sia la voce delle varie specie di alberi, ma anche di ogni albero, ogni singolo albero, perché ogni pianta ha caratteristiche diverse da tutte le altre, ha un suo tipo di memoria, come ci spiegano gli studiosi dell'intelligenza, della sensibilità delle piante, ha caratteri differenti da tutte le altre. Però, come accade che si dica, no, gli italiani rispetto ai tedeschi, rispetto agli australiani, potrebbe dire anche delle varie specie di piante, e soprattutto, come si dice, le differenze tra gli animali si possa distinguere, si debbano distinguere le differenze tra le varie specie di piante. Io penso sia importante nell'educazione, per non generalizzare mai troppo. Questo va bene per un libro di scienze, che deve dividere in categorie le varie forme di vita, però poi quando si entra nell'esperienza viva, credo sia importante stare nel presente e sviluppare tutti i sensi, proprio diventare sempre più, citando un verso del D'Annunzio, di arborea vita viventi. E allora credo che la voce della pianta, di quella particolare pianta, si possa sentirla come una presenza sottile. Le piante non comunicano attraverso suoni, nel senso che abitualmente inteso, hanno per comunicare campi elettromagnetici, biomagnetici, hanno vibrazioni di vario genere e emettono sostanze sottili. Ecco, quindi non c'è, credo, un linguaggio in assoluto. Ci sono tante forme di comunicazione che è importante intercettare attraverso una frequentazione profondamente presente. Più io sono lì con quella pianta e più quella pianta in qualche modo si conforma al mio essere con lei. Mi avvolge e mi dice un sacco di cose che il mio sistema neurovegetativo in qualche modo percepisce, perché Certo. veniamo dalla stessa sorgente. Ci sono anche altre testimonianze su questo parlare con gli alberi. Cristina precisa, mi è successo durante una passeggiata, ero sola in un bosco. Aggiungo che quello che è successo anche a me in adolescenza, avevo anche scritto una canzone che magari vi leggerò, vi canterò durante il corso, narrano storie più vecchie di noi e se vuoi ascoltarle potrai, se una notte nel silenzio del bosco ti metterai in ascolto. E Anna Claudia dal Brasile ci racconta: nella mia infanzia ero sempre circondata da alberi perché la casa dei miei genitori aveva un grande cortile con un frutteto, in particolare c'era un albero di limone. Ma notate come parla bene Anna Claudia, che ha fatto anche un corso di italiano, è brasiliana. In particolare c'era un albero di limone con cui parlavo tutti i giorni. Un giorno è stato tagliato perché i miei genitori hanno fatto una ristrutturazione per ingrandire la casa. Da bambina soffrivo di lutto e depressione. Da quel momento cerco sempre che gli alberi siano vicini. Le foreste sono luoghi in cui cerco sempre di stare. Ho anche scelto un albero ancestrale come simbolo per il mio centro di ecopsicologia in Brasile. Pardes vuol dire frutteto. Grazie. Vuol dire
Cosa vuol dire? Frutteto, Frutteto. in ebraico. Cristina dice ancora, forse era solo suggestione, gli ho posto una domanda e mentre pensavo ad altro è arrivata la risposta. Questo è uno degli esercizi di ecopsicologia che facciamo proprio, dialogo con l'albero si chiama. Imparare a entrare in questo stato di coscienza di cui ci citava Renzo proprio per entrare in connessione col modi altri, con quello che può essere un messaggio allo stesso tempo dell'albero o della nostra natura più profonda. Ma oltre un certo limite, noi siamo la terra, quindi non, questa distanza, questa differenza non è poi così grande. Complimenti per il tuo italiano, dice anche Elena ad Anna Claudia. Magari vado avanti, vediamo cosa c'era ancora come slides. Questo imparare a esserci sul pianeta, quindi questo invito a riprendere la connessione con la dimensione alberi, è proprio il messaggio dell'ecopsicologia per ampliare il nostro modo di la consapevolezza che possiamo entrare in relazione col mondo che ci circonda molto più profondamente, molto più autenticamente di quello che siamo in grado di fare normalmente. Ma che al di là di questo molti fanno, questo stato di coscienza con cui noi entriamo in contatto anche con gli alberi, in ecopsicologia lo chiamiamo green mindfulness proprio, ed è uno stato di coscienza che può essere allenato, sviluppato, ce l'abbiamo potenzialmente come capacità, le esperienze che avete condiviso dimostrano, testimoniano che ce l'abbiamo spontaneamente come possibilità, ma possiamo anche imparare a accentuarlo e coltivarlo. Questo è il libro, è il principale libro di Renzo, che è un manuale splendido che consiglio a chiunque è interessato sul tema sogni che approfondiremo specialmente poi nella mattinata del 10 ottobre. Questo è un albero che mi è arrivato da poco da una guardia forestale della Basilicata, che si è incapricciata dell'ecopsicologia, mi ha inviato in omaggio questo suo libro splendido, che è un librone ricchissimo, vediamo se ce l'ho qua. Sì, eccolo qua. Cioè, è un'enciclopedia sugli alberi in cui ha raccolto miti, storie, la presenza nelle diverse mitologie. Chi vuole approfondire può valere la pena, vuol far nascere questa alberologia come materia. Questa è la riedizione del libro base di ecopsicologia che è uscito nel 2006, che il 31 luglio è stato ripubblicato da Aboca. E arriviamo qui, negli ultimi minuti, a quello che sarà proprio il corso di approfondimento. Aspettate che vedo che c'è anche un messaggio in chat. Ah, ecco, certo, Anna Claudia dice, l'ho fatto con un certo sforzo, certo. Allora, cosa faremo il 10 ottobre? Questo era un seminario che era stato pensato e concepito per essere di tutta un'intera giornata all'aperto, poi con tutte le vicende di questa primavera e tuttora non si capisce quanto sfumate, abbiamo detto non rinunciamo, non rimandiamo, facciamo almeno una mezza giornata online che sarà una comunque interattivo. Avete avuto un assaggio di quello che può voler dire fare un webinar interattivo, quindi anche a distanza lasciare spazio per potersi esprimere, ascoltare, condividere tra chat e condivisione in presenza. Quindi ci sarà modo di approfondire tutto quello che vi abbiamo solo toccato, sfiorato come temi iniziali, ma il focus sarà soprattutto proprio sul concetto di sogno. Sono un vecchio uomo che sogna di essere una farfalla gialla o sono una farfalla gialla che sogna di essere un vecchio uomo? Ricordo di aver trovato questa frase quando ero ancora ragazza, che leggevo testi anche di filosofia orientale, e mi dicevo: ma che domanda del piffero, che cosa si chiede a questo signore? E caspita, poi andando avanti con gli anni ho capito, bella domanda si pone questo signore, che ne sappiamo noi di qual è la qualità dell'esperienza che stiamo vivendo, qual è la realtà e qual è il sogno? Per gli aborigeni australiani questo è il sogno, la realtà è un'altra, e possiamo imparare a sognare meglio. Quindi ecco, sono un po' queste le riflessioni anche un po' più filosofiche, esistenziali che faremo in questa
Mezza giornata che a sua volta sarà un'introduzione per possibilità di approfondimenti. Renzo ci parlerà di biologia del sogno, di pedagogia del sonno, dell'importanza proprio del fare riferimento anche a come si dorme quando si parla di educazione, la presenza della natura del nostro inconscio, come leggere la presenza della natura nel nostro inconscio, abbiamo avuto qui qualche esempio. Pratiche di rilassamento meditativo, l'importanza di introdurre pratiche di mindfulness anche coi bambini, nella collaborazione con Giuseppe Barbiero, con l'Università della Valle d'Aosta, lui lavora con scuole elementari in cui la mindfulness viene portata anche ai bambini, nella formazione di operatrici di asili nido porto anche l'importanza della mindfulness, che è uno stato di coscienza che i bambini sperimentano spontaneamente, è solo la nostra sbagliata educazione, tutta volta solo all'esterno, che gli fa perdere questa loro capacità. E come sintesi, il fatto di frequentare comunque stati di coscienza più ampi, che è proprio uno degli obiettivi dell'ecopsicologia, ampliare i confini di ciò che siamo. Quindi abbiamo deciso di tenere una quota promozionale per questa giornata che vale una mezza perla di vetro per chi è iscritto alla formazione. Per chi è iscritto alla formazione c'è anche un ulteriore sconto del 20%. È possibile iscriversi da Jolly se volete copiarvi il link, oppure più facilmente andando sul sito della Scuola di Ecopsicologia trovate fra gli articoli, scendendo un pochino, la pagina che promuove questo corso e che permette proprio di averne i dettagli. Vi ricordo che la scuola, che è Scuola di Ecopsicologia, nasce in Brianza, ma ha allargato la sua promozione in Sardegna, a Oristano, con una sede in mezzo a una pineta in riva al mare, e in Sicilia, a Catania, con una sede sulle pendici dell'Etna. Siamo arrivati alla fine, vedo che iniziano ad arrivare già i saluti. Renzo, se vuoi fare una chiosa, una frase di chiusura, magari anche introducendo quello che ci sarà con qualche parola in più il 10 ottobre, e poi ci salutiamo tutti. Invito già ad aprire tutti i microfoni, anche le webcam, così ci facciamo un saluto finale, chi vuole. Salutando, silenzio a te la parola. Volevo dire che la parola, uno di voi ha parlato dell'albero che ha avuto una funzione materna. È importante tenere presente che la percezione che avevano i nostri antenati latini della pianta, dell'albero, era proprio più femminile. Il Foscolo nei Sepolcri parla dell'odorata arbore amica. E la parola Madeira, o Madera in spagnolo, Madera in portoghese, viene da mater, che vuol dire legno, vuol dire ha a che fare proprio con la sostanza dell'albero. Perché mater, come parola, ha a che fare con il misurare, con il metro, con il ritmo. Ed è molto più accogliente la pianta di quanto non lo sia l'animale in genere. Nella sua staticità offre continuamente tutto e non pretende niente. Volevo chiedere a tutti voi il permesso di tenere i vostri sogni in uno spazio in cui siano rileggibili, se la cosa è fattibile, Marcella. È possibile tenere questi scritti in uno spazio in cui ognuno se li possa leggere, leggere anche gli altri, per pescare magari qualcosa che durante i prossimi incontri potrebbe essere utile come stimolo? Sì, se volete, allora io manderò a tutti i partecipanti il link alla registrazione del webinar e posso mandare anche tutte le testimonianze. Per la privacy lascio solo nomi, niente cognomi, in modo che rimane più facile. Se qualcuno preferisce che la sua testimonianza non ci sia, avvisatemi, tanto
Solo settimana prossima riuscirò a completare questo lavoro. Bene, vedo, aspetto quattro messaggi finali prima di concludere. Benissimo, Renzo, certamente una persona speciale, ci dice Anna Claudia. Grazie, grazie a tutti. Per chi è arrivato qui alla scuola per la prima volta sul sito www.ecopsicologia.it trovate tutti i riferimenti. Maria Luisa Picchegni e l'angelo custode dei nuovi iscritti, segreteria EcoPsiche, quindi è lei che potrà dare tutte le informazioni necessarie. Questo fine settimana c'è un weekend di introduzione al Green Coaching, se qualcuno vuole salire in corsa sul treno. Io vi ringrazio tutti per la partecipazione, siamo stati in 38 e un numero. Grazie per la sua partecipazione, per la sua disponibilità, per tutta la sua sensibilità e conoscenza che ha iniziato a condividere. Vi aspettiamo al seminario del 10 ottobre per continuare su questa lunghezza d'onda. Ormai avete capito un po' qual è lo stile e come si svolgerà il lavoro. Volevo dire due parole prima che ci salutiamo, soprattutto per chi è arrivato per la prima volta in contatto con Marcella, riguardando proprio il lavoro fatto da Marcella in tutti questi anni per l'ecopsicologia. Ecco, è una delle persone che hanno lavorato di più seriamente, costantemente, profondamente, appassionatamente su questo tema di enorme rilevanza educativa, ma anche terapeutica e politica in prospettiva, perché senza una visione che riguardi la qualità della vita futura, noi difficilmente riusciremo a recuperare un'armonia con la natura. Quindi volevo ringraziare Marcella per tutto l'immenso, il male lavoro che ha fatto e continua a fare con la sua scrittura, con le interviste che rilascia, con l'insegnamento che continua a praticare e anche ad offrire a tante persone motivate, anche molto giovani. Grazie Marcella. Grazie Renzo, grazie di cuore. Guarda, condivido allora, è un momento di grandissima espansione per l'ecopsicologia, stanno arrivando tantissime persone alla scuola. Pochi giorni fa ho avuto l'onore e il piacere immenso di fare una lezione universitaria a 40 docenti della facoltà di psicologia, di pedagogia e di comunicazione. E ci sarà un evento organizzato anche dall'Università di Firenze in cui mi hanno chiamato come relatrice iniziale, quindi c'è veramente un grandissimo risveglio anche sul piano accademico dove insegnanti con le antenne un po' più alte degli altri si accorgono che è il momento di fare un discorso nuovo mettendo insieme la dimensione umana e la dimensione ambientale. Grazie ancora a tutti quanti e a rileggerci. Grazie Renzo della tua presentazione. Arrivederci presto. Grazie a tutti gli agenti che sono qua presenti. Buonissima notte e buonissimo appetito a chi come me deve ancora andare a cena. Grazie, grazie ancora. Alla Grazie. prossima vi mando i link e le testimonianze. Ciao, microfoni aperti e ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao a tutti. Ciao. Grazie, buona serata. Grazie, grazie. Grazie, ciao. Testimonianze. Grazie molto.